siamo avvicinati alla recinzione del presidio, è partita un fitto lancio di lacrimogeni i notab hanno aperto la rete e appunto dopo il fitto lancio di lacrimogeni c'è stata una risposta da parte dei manifestanti e con lancio di oggetti e di pietre. Io ero lì nelle vicinanze, ero dietro e a un certo punto è partita una carica da parte della polizia che ha travolto tutti i manifestanti e io sono inciampato e sono caduto a terra e inerme a terra sono stato preso a manganellate da circa 10 poliziotti. Di estrema poliziotta e carabinieri. E urlavo basta, basta fino a quando non avevo la forza, poi ho perso proprio la forza anche di urlare basta e non finivano più. Ho provato a coprirmi il capo dopo aver ricevuto già 7-8 manganellate e hanno continuato fino a spezzarmi il braccio sinistro. E calci in faccia, calci nei testicoli e poi mi hanno trascinato verso la loro base, era questo casotto dove avevano sia i mezzi all'esterno e era un casotto dove avevano il deposito dei lacrimogeni, da quello che ho capito. Inizialmente mi hanno fatto stendere su un lettino, ma aspetta, ancora prima di arrivare al lettino io sono passato in mezzo a un corridoio di finanzieri, carabinieri e poliziotti che mi sputavano in faccia e continuavano a darmi calci nello stomaco, nelle parti intime, e fino a quando appunto mi hanno fatto sdraiare su questo lettino, una volta sdraiato sul lettino c'è stata una sfilata di forze dell'ordine, il primo che passava mi colpiva con manganelli, ma a un certo punto, quando io ero già avevo quasi perso di senso, ho visto un tubo di ferro di quelli del gas che mi ha colpito sul naso, mi hanno rotto il naso. E poi continuavano a sputarmi in faccia, mi hanno buttato un bicchiere di urina addosso. Continuavano a dirmi che dovevo morire, che non mi avrebbero portato al pronto soccorso, ma avrebbero aspettato, tra l'altro lasciandomi, hanno preso la barella che era all'ombra e mi hanno spostato al sole, l'hanno fatto apposta, sotto l'ordine di un graduato, che diceva questa merda sta occupando un posto che serve ai nostri colleghi, mettetelo al sole, all'ombra ci mettono il nostro collega, mi hanno lasciato per 3 ore lì. Hanno mandato via 4 ambulanze senza farmi portare via fino a quando il medico, loro, si è incazzato e ha detto sta male ed è arrivata prima l'ambulanza che mi ha portato dall'elicottero e con l'elicottero ho raggiunto l'ospedale. E niente, appunto ti dicevo, sono pieno di contusioni dalla testa ai piedi. Ho anche delle escoriazioni sulla schiena perché quando ero allungato sulla barella passavano, davano manganellate, ma davano anche calci sotto la barella e mi hanno detto che ci avrebbero uccisi tutti. Poi, sai, sono le solite storie che sentiamo e fino ad oggi non riuscivo a capire bene che cosa voleva dire, però io, oltre al dolore fisico, ho sentito proprio l'umiliazione sulla mia pelle e l'impotenza. In quel momento io ho pensato, cazzo, qua mi fanno fuori, anche perché me l'hanno detto, me l'hanno promesso, mi hanno detto che sarebbero venuti in ospedale, se mi portavano in ospedale. Ma c'era il graduato che mi diceva che mi avrebbero portato in questura e lì avrei avuto il resto. E niente, poi ho visto anche altri compagni testati, chi schiacciato a terra, chi schiacciato contro le jeep, calci in faccia, pugni, insomma se la divertivano, se la godevano.
erano compiaciuti da questo orrendo gioco.